Benvenuti alla seconda puntata del mio blog. Questa settimana è quella che precede la prima parte di pre-produzione del prossimo disco. Quindi mi tocca fare una ricapitolazione del lavoro di questi anni ed entrare in studio con le idee belle chiare. E la notte mi è sembrata necessaria. Un ultimo ascolto generale ci vuole, no? Per saziarmi bene di imparare. Ad ogni canzone è allegato un vissuto che è la fotografia di un momento, come diceva Gianni Maroccolo, quando eravamo in studio per le registrazioni di Dodo Du, il mio primo disco. Certo, capirete che è difficile scegliere tra più di un centinaio di brani perché in effetti tutti, ma proprio tutti, sono lo scatto di un preciso momento e vissuto che comunque in ogni caso mi appartiene. È come se ad una madre si chiedesse di scegliere un preferito tra i suoi figli. In effetti sarebbe una domanda del tutto improbabile, eppure io devo scegliere perché dobbiamo entrare in studio con le idee chiare e quindi questo riascolto e tutta questa rielaborazione è assolutamente importante. Questa settimana quindi l'ho passata così, facendo un punto su quello che saranno le cose da fare in studio e lavorando come sempre al video editing, che è una mia passione, che mi ha accompagnata e mi ha nutrita quando c'erano periodi di magra musicale. Ma di questo parleremo nelle prossime puntate. Ora è il momento di un bel bagno caldo con tanto di salvia sclerea che mi aiuta ad evocare ma anche a sistemare tutte le idee creative che sto mettendo in ordine per il futuro. Buona settimana allora e non dimenticate di iscrivervi al mio canale YouTube per essere aggiornati sulle prossime puntate. Settimana prossima saremo in Cilento, non mancate.